Ragazzi, benvenuti e bentornati su Dragon Ball Raging Blast 2. Si continua la modalità galassia con Zarbon e Dodoria? Yes, con Zarbon e Dodoria. Allora, andiamo. Vediamo un po' Zarbon cosa ci regalerà. Conclude la battaglia prima che si finisca Animo Furioso. Giocatore inizia modalità Animo Furioso. Ce la facciamo a mettere... Oddio, qual era? Non so se questo... Vabbè, proviamo. Anzi, vediamo se riusciamo a mettere... Scusate, No, troppo. Oroka, Freeza-sama ni kateru to omou ka? Freeza ga osorete iru Saiyajin no chikara, misete yaru ze! A posto. Vabbè che era la prima, quindi normale che sia così facile. Abbiamo sbloccato la trasformazione di Dodoria con questa missione, vediamo. Che potrebbe far comodo. Sì, di Dodoria, scusate, di Zarbon. No, non l'abbiamo sbloccata. Però abbiamo 6 punti, così possiamo mettere l'altro. Sconfiggi più Metal Cure possibile, 180 secondi massimo. Comincio a fare queste, ragazzi, così almeno ci potenziamo un po'. Vediamo se possiamo mettere anche qualcosa di difensivo. Oh, vediamo. A cosa? Non sapere chi è di fronte? Ci si sta abituando. Non ho ancora visto le mosse che ha Zarbon. Bellissimo. Madonna quanto rompe le palle Metacooler. Su. Sì,
Bene. Preso il senso selvaggio. E schiatta. Non erano in tre? Vabbè. Da dove cazzo sei spuntato tu? Oh dai, non mi uccidere, su. Meno male che l'ho preso. Via. Pure tu, via. Mamma mia. Insomma, Zarbon. Insomma. Ok, non abbiamo ancora sbloccato la sua trasformazione. E penso che la sbloccheremo qui. Sconfiggi tutti i nemici entro 180 secondi. Kyuhi e Dodoria. Andiamo. La mossa di wrestling praticamente. Merda. いきますよ。
E via. È stato un po' impegnativo Dodoria, ma ce l'abbiamo fatta. Comunque Zarbon per ora mi sta piacendo come personaggio. C'è un bel moveset. A parte la presa che secondo me è un po' discutibile, però ci sta nel personaggio. Finto Coraggio e Super Zarbon. No, abbiamo sbloccato Finto Coraggio per Super Zarbon, ma non abbiamo sbloccato la trasformazione. Che poi non so se dobbiamo sbloccarlo oppure già ce l'abbiamo, sapete? Oh, Gesù. Dai. Battiamo la squadra Ginyu per la 50ª volta. Ginyu Tokusentai ga dorehodo no mono ka tashikame sasete morau zo. Tokusentai no aoi hariken ni tatakai o idomu to wa shinitai no ka. No, la trasformazione non ce l'ho. Madonna mia. Mi hai rotto i coglioni. Mi hai rotto i coglioni. Ecco. Mo sì. Sì. L'importante è che non scappi come sempre e che crepi subito, dai. Guarda che pezzo di merda. Bello questo combattimento. Mo è arrivata l'ora di Ginyu. Dici? Vedremo. Beh, sicuramente sono arrivato fin qui sì, però vediamo se sono abbastanza forte da sconfiggere il capitano della squadra Ginyu. いきますよ。行きますよ。
Oh, madonna mia! Oh. Ma guardate se mi deve battere Ginyu. Oh, madonna. E si va avanti. Oh, Super Zarmon, vai. Eccolo qui. Inizia in punto di morte e combatte al limite. Che palle. Speriamo che l'oggetto funzioni. Anche se dubito. Poi aspetta, eh. Ma gli oggetti valgono anche per super... Ah, no. Ok, non partiamo in punto di morte. L'oggetto funziona. No, però mi voglio trasformare, che voglio vedere. Eccoci qui. Vediamo che mosse ha lui invece. Ok. Minchia. Ok, avremo occasione di vedere il moveset di questa trasformazione in qualche prossima missione. Vediamo chi abbiamo sbloccato però. Bellissimo Zarbon. Bojack! Oh, finalmente, no Horseman, ma il distruttore delle galassie, come non mi ricordo neanche come si chiamava. Qual è il sottotitolo? Comunque, mi sembra di vedere che i personaggi dei film siano messi tutti insieme. Mi pare, sì. Vabbè, sì, alcuni no, non lo so. Comunque, continuiamo un attimo con Zarbon, che non abbiamo finito, perché qui c'è... Quanti secondi riesce a sopravvivere in punto di morte? E immagino che qui... mettere quello che evita... annulla il punto di morte non funzioni. Bene. 3 secondi. Andiamo con Dodoria, va? Andiamo a vedere cosa c'ha da offrire Dodoria.
Anzi, prima evochiamo Shenron. Allora, vai, otteniamo pure il ghiacciaio come mappa, così le abbiamo sbloccate tutte. A posto. E mo possiamo iniziare con Dodoria. Sconfiggi tutti i nemici, Krillin e Gohan. Vediamo se c'hanno i costumi di Namek oppure no. Dubito. Fatti. Allora, vediamo un po' com'è questo tutorial, va. Ma come già scappa? Ok. Ecco, vigore potrebbe essere molto utile in battaglia, perché aumenta la difesa e gli attacchi in mischia. Ci abbiamo finto coraggio, non mi ricordo neanche cosa fa. Mi sa che aumenta la difesa finto coraggio. Ok. E poi mo voglio vedere qual è l'attacco finale di Dodoria. Bravo Krillin. Bene. 27.415 di danno. Ora dobbiamo semplicemente prendere la mano con il moveset. Colpo di Dodoria. Io direi che finto coraggio lo possiamo pure levare, perché se ci abbiamo vigore, che è pure meglio. Attacco a tempo, sconfiggi. Ok. Allora, finto coraggio. Lo mettiamo. Ci mettiamo colpo di Dodoria. Effetto uno slancio e lancia un potente colpo. Ok. Poi mettiamo pure questo, così possiamo stare tranquilli. E andiamo. Ma, toriaizu shine! Do you
E questo dovrebbe essere l'ultimo. Mamma mia, Isaac Junior, mamma mia. Ancora non sono riuscito a toccarlo lui, eh. Madonna mia. Oh, grazie. Ma ti pare che un Cell Junior mi debba rompere i coglioni così tanto? Incredibile. Sconfiggi Guerrieri Z, ok. Nail e Junior. Vediamo un po'. Ma è sgravissimo sto colpo, ragazzi. È incredibile. 32.000 di danno. Allora, batte un nemico che si potenzia in determinate condizioni. Avversario attiva alta tensione con 3 barre sotto di sito. Quindi subito. No, in realtà non subito. Dopo che gliene levo una di barra di salute, mi sa. Vegeta e Goku. Andiamo. Yo, zuibun sashiburi datta na. Dodoria-san yo. Vegeta! Kisama! Via. Vegeta ci saluta. Onda ora no banda. Dusha.
Cioè, pure questo che gli leva un botto di vita. Ragazzi, ma che sta succedendo? Ma Dodoria è... è incredibile, Dodoria. TRS. Incredibile. Ora dobbiamo affrontare... Vegeta, credo. Sì, Vegeta, scusate, Freezer. Sì. Iniziamo il punto di morte. Vabbè che abbiamo l'oggetto, quindi... mi sa che non ci iniziamo il punto di morte. まさかあなたまで私に逆らおうとするとはね。敵に従うのももう終わりだ。面白い。 Morto. Via. Dodoria è stato veramente una cazzata. Vediamo un po' chi abbiamo sbloccato però. Perché qui si è sbloccato il personaggio. Vediamo. Sfera del drago. Immagine. Android numero 14. Che è quello bassetto col cappello. Col sombrero? Non mi ricordo. No, è quello grosso, ok. Quanti colpi di tali puoi infliggere? Massimo 120 secondi. Avversario recupera costantemente salute. Ma se io metto... Cosa succede? Annulla il recupero della salute dell'avversario? Credo di sì. Vabbè che in questa... questa modalità non credo funzioni, perché tanto l'importante è sferrargli più colpi possibili. Non è quello di sconfiggerlo.
Ok, stavo aspettando che scadesse il tempo per evitare di morire. Bene così ragazzi, abbiamo finito Dodoria. Dodoria è un personaggio incredibile, incredibilmente potente. Sto pensando... Adesso noi facciamo Genio, poi nel prossimo facciamo Legume e Barter, poi Gitte e Guldo... No. Ok. Per questo episodio è tutto ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Nel prossimo episodio giocheremo Genio, Legume e Barter. Ci vediamo al prossimo video di Raging Blast 2 ragazzi. Ciao a tutti!